Radio 3 Scienza. Buongiorno da Paolo Conte e da tutta la squadra di Radio 3 Scienza. Oggi al lavoro Francesca Buoninconti, Marco Motta, Marco Pompi e Pino Berardi alla parte tecnica. Questa mattina la nostra attenzione si concentra sulla siccità che da molti mesi interessa il nord-ovest italiano e misura più limitata il nord-est, dove comunque anche qui le precipitazioni si sono ridotte per numero di eventi e per intensità negli ultimi mesi. Anche sull'arco alpino è nevicato poco quest'inverno e questa situazione si traduce in una grave carenza idrica di fiumi e laghi. Proprio in questi giorni i livelli del Po hanno toccato nel Piacentino le quote più basse mai raggiunte dal 1991, ma la situazione è critica in molti altri tratti del fiume, eppure i grandi laghi sono quasi tutti in sofferenza. Tutto questo non potrà non avere delle ripercussioni sui prelievi delle risorse idriche per l'agricoltura e quindi bisognerà capire quali saranno le scelte che si dovranno affrontare nei prossimi mesi per far fronte a questa emergenza, ma cercheremo anche di capire che cosa si dovrà fare in prospettiva per consumare meno acqua senza intaccare la produttività dei campi. 335 5634 296 il numero per inoltrarci domande da girare ai nostri ospiti che passo subito a presentare. Sono Meuccio Berselli, segretario generale dell'autorità distrettuale del fiume Po. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. E Raffaella Zuccaro, direttore generale del CER, il canale Emiliano-Romagnolo, il cui polo di ricerca, l'Aqua Campus di Budrio, provincia di Bologna, studia nuove tecnologie per favorire il riciclo dell'acqua e migliorare i sistemi di irrigazione. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti e buongiorno agli ascoltatori. Meuccio Berselli, prima di parlarci della particolare congiuntura meteorologica di questi mesi, vorrei che lei ci fornisse qualche dato sul distretto del fiume Po, per ciò che riguarda quest'area, che cosa rappresenta in termini di abitanti, di produttività, specie nel settore agroalimentare. Sì, grazie, provo a darvi qualche numero. Intanto nel distretto padano viviamo in circa... Non sento più il nostro ospite, proviamo a ripristinare. Quindi, ecco, Meuccio Berselli, se gentilmente può ricominciare dall'inizio perché è sparito nel giro di pochi secondi. Prego. Provo subito. Prego, prego. Nel bacino padano viviamo in circa 20 milioni di abitanti e raggiungiamo il 40% del PIL nazionale, ma i numeri più importanti legati all'acqua e legati soprattutto all'acqua del Po sono: deriviamo e preleviamo dal fiume circa 20 miliardi di metri cubi di acqua all'anno per tutti gli usi e raggiungiamo una produzione agricola che sfiora il 40% del PIL nazionale e il 55% della produzione nazionale in termini idroelettrici. Quindi il fiume Po è il più grande corridoio di biodiversità e un ecosistema fondamentale di tutta la nazione, ma la sua acqua ha anche un valore economico e di coesione sociale e di sviluppo dei territori fondamentale. Ecco perché l'autorità di bacino nei giorni scorsi ha lanciato l'allarme sulla diminuzione della portata del fiume e sulle condizioni della siccità idrologica che possono rappresentare una conseguenza in alcuni comparti molto importanti di tutto il territorio nazionale. Ecco, ora i record negativi di questi giorni, magari lei ci potrà dare anche qualche dato relativi all'idrologia del Po, non sono però soltanto l'esito di qualche mese soltanto di scarse precipitazioni piovose. La siccità ha in quest'area dell'Italia una storia ben più lunga e duratura, dico bene, Meuccio Berselli? Ma allora, noi stiamo vedendo che il cambiamento climatico ci ha dato
indicazioni molto precise. Negli ultimi 20 anni abbiamo avuto crisi per almeno 5 anni, 2003, 2006, 2007, 2012 e 2017. Quindi non possiamo più dire che l'evento siccitoso è un evento straordinario. Purtroppo il cambiamento climatico ci dà delle indicazioni che per periodi molto lunghi non piove, e per periodi poi intermittenti molto brevi piove con una quantità di acqua che cade in modo spesso calamitoso, che mette a repentaglio anche le difese stesse. Quindi noi siamo chiamati nella pianificazione a innovare completamente le nostre conoscenze e studiare ancora meglio quello che si chiama resilienza dei nostri territori, perché altrimenti rischiamo da una parte di avere territori che possono rimanere senza acqua, e qui nasce sicuramente il conflitto oltre che un danno economico, e altri territori che possono avere delle crisi molto serie come delle alluvioni, che capitano spesso per collassi arginali o per tracimazioni determinate da questo sistema, diciamo, ad interruttore un po' del fiume, che diventa o molto calamitoso o in assenza di acqua per lunghi periodi. Raffaella Zuccaro, abbiamo detto, lei dirige il CER, il canale Emiliano-Romagnolo, una delle più importanti opere idrauliche italiane, che assicura mediante derivazione al fiume Po l'approvvigionamento idrico delle province di Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Rimini e Ravenna. Le chiedo se esistendo condizioni già molto critiche sul tratto più occidentale del fiume, per intenderci quello piemontese-lombardo, la situazione si sta facendo più difficile anche per l'area emiliano-romagnola. Sì, in effetti come sa, noi monitoriamo ovviamente c'è tutto un sistema per il monitoraggio, quindi delle portate anche delle altezze del Po, e in effetti la situazione riscontrata è abbastanza critica, tant'è che attualmente l'impianto più importante, che è appunto quello del palantone sul fiume Po, il livello è intorno ai 3,81 metri sul livello del mare. Consideri che noi abbiamo un piano per la gestione della siccità che sostanzialmente prevede una soglia di preallarme a 3,25, quindi ci stiamo pericolosamente avvicinando a questa soglia. Ovviamente questa è una soglia di preallarme che è legata prevalentemente al funzionamento degli impianti, e quindi nel caso si dovesse raggiungere verranno messe in atto tutta una serie di misure, quindi bisognerà avvisare tutti gli associati e quant'altro. 3,25 cosa fa riferimento, mi scusi? Sempre metri sul livello di mare, l'altezza, diciamo, del fiume. Quindi adesso siamo a 3,81, ci avviciniamo alla soglia di preallarme. Ecco, allora in questa situazione si impongono ovviamente nuove scelte, nuove strategie di adattamento al nuovo scenario climatico, con opere che garantiscano l'acqua non solo per l'agricoltura ovviamente, ma anche per tutti gli altri impieghi, come per esempio il settore idropotabile. Meuccio Berselli, a parte le scelte che si proiettano sul lungo periodo, di cui parleremo più avanti, quali provvedimenti si pensa di prendere per fronteggiare proprio nell'immediato le conseguenze di questa siccità? Guardi, la domanda è molto interessante. Mi faccia fare una fotografia leggermente più completa per capire poi le misure. Allora, oggi siamo in una condizione in cui le portate del fiume sono di severa siccità idrologica, perché tutte le sezioni che abbiamo ci dimostrano che il fiume sta andando in una direzione al di sotto del minimo della media del periodo. Le precipitazioni sono precipitazioni che hanno visto al massimo 40 mm sui 150 previsti di pioggia in tutto il distretto, quindi con una pioggia di meno 65%. La neve che è caduta raggiunge il meno 75%, quindi è un dato che addirittura è destinato a peggiorare, perché siamo in stagione avanzata, e i laghi e i serbatoi che abbiamo hanno un riempimento di circa il 30%. Ecco, la misura principale che noi mettiamo in campo è quella di riempire i grandi laghi regolati, in particolare il Lago Maggiore, che è in confine, come sa, con il territorio svizzero, e attraverso il fiume Ticino fa arrivare acqua buonissima sul fiume Po.
se il lago, come in questo caso, è al 30%, noi abbiamo grandi difficoltà di poter riuscire a riempire questo grande giacimento, questo grande serbatoio di risorsa e poter poi derivare e prelevare l'acqua. Cosa diciamo ai grandi player dell'idroelettrico e agli amici dei consorzi che stanno tentando di riempire i grandi laghi? Di conservare, di trattenere l'acqua il più possibile, perché questa ci serve fra qualche giorno quando parte l'agricoltura e quando parte la richiesta di acqua per l'agricoltura, perché il danno che abbiamo oggi è un danno molto più serio fra qualche giorno, se non ci saranno condizioni che cambieranno dal punto di vista meteorologico, in quanto partendo l'agricoltura si attinge dal fiume e quindi il livello e la portata diminuiranno ancora, creando problemi sull'ecosistema e problemi sull'ambiente ancora maggiori. Quindi, prima indicazione, da subito riempire i grandi laghi. Naturalmente bisogna anche azionare da subito un'attività di migliorare la depurazione e quindi riutilizzare il più possibile i reflui della depurazione, perché questo è un meccanismo virtuoso che consente di utilizzare l'acqua più volte e quindi va fatto da subito. Infine, domandarsi se esistono possibilità su colture meno idroesigenti. L'irrigazione va fatta sempre più digitalizzata, con conoscenze sempre maggiori per irrigare solo ed esclusivamente quando ce n'è davvero bisogno, e per un periodo medio o più lungo bisogna realizzare microinvasi e grandi dighe laddove i bacini ci consentono di creare delle dighe, degli sbarramenti per conservare e trattenere l'acqua che potrà poi essere prelevata e distribuita quando di quest'acqua ce n'è bisogno. E quello che lei ci sta dicendo è perfettamente in linea con un messaggio che al 3355634296 è arrivato da Michele, che da Milano ci scrive: è possibile scegliere colture meno assetate, insieme ovviamente a un investimento sulle nuove tecnologie per l'irrigazione. Ecco, allora questo ci dà lo spunto per parlare con Raffaella Zuccaro proprio del polo di ricerca Acqua Campus di Budrio, in provincia di Bologna, che appunto è una costola del canale Emiliano-Romagnolo, in cui si studiano nuove tecnologie per favorire il riciclo dell'acqua e migliorare i sistemi di irrigazione. Prima Meuccio Berzelli ci diceva che bisogna irrigare solo quando e dove si ha bisogno. E allora proviamo a fare un po' così una mappa di queste nuove tecnologie per l'agricoltura. Sì, prima di tutto mi volevo ricollegare un po' al discorso del segretario generale per evidenziare anche, quindi in aggiunta al polo di Budrio, che come lei correttamente diceva è ovviamente per noi il riferimento più importante, che ci siamo un po' preparati come canale anche a queste situazioni, diciamo che oramai nel tempo sono abbastanza costanti, e quindi diciamo che nel periodo nel quale è possibile tenere il canale ovviamente senza acqua, che è un periodo molto limitato di 4 mesi, perché ne diamo anche diciamo l'acqua per uso industriale e una piccola parte per uso civile, si sono anche fatte tutta una serie di interventi infrastrutturali, quindi il rifacimento in particolare delle lastre del canale nel tratto che va dal cavo napoleonico all'impianto di Crevenzano, che questo diciamo in qualche modo va anche nell'ottica di quello che diceva il segretario, ossia riduzione sicuramente delle perdite e anche una maggiore efficienza energetica, che è molto importante in questo periodo in cui il prezzo, come sapete, dell'energia è molto aumentato. Sulla questione di Budrio e dell'Acqua Campus, in effetti il CER, come lei giustamente ha anticipato, ha da statuto quindi anche da statuto un centro per ricerca, sperimentazione e soprattutto divulgazione al settore agricolo sulle innovazioni e le tecnologie per un uso più efficiente dell'acqua. Il CER storicamente ha diciamo creato uno dei sistemi più avanzati di consiglio irriguo, che attualmente è di proprietà dell'Associazione Nazionale delle bonifiche, si chiama appunto il Reframe, dove però tutta la parte tecnica ovviamente è gestita dal CER. Grazie a questo sistema, che in qualche modo dà delle indicazioni molto precise su quando irrigare, dove irrigare, in che tempi e quant'altro, è possibile quindi aiutare il sistema agricolo anche ad adattarsi al clima che muta.
Nel tempo poi in Acqua Campus sono stati fatti tutta una serie di progetti che hanno permesso di rendere sempre più avanzato e più efficiente questo sistema, tant'è che attualmente in aggiunta al consiglio sull'uso dell'acqua e quindi sulla sostenibilità dell'uso dell'acqua vengono dati anche consigli relativamente al tema dei fertilizzanti, anche questo molto importante sulla, diciamo, perché va a incidere sui temi della qualità delle acque. Il Reframe sostanzialmente è diventato quindi un sistema utilizzato a livello nazionale, l'area di copertura sono 7 milioni di ettari per più di 9.000 utenti e sostanzialmente ha dimostrato di poter ridurre l'uso dell'acqua fino al 25% e anche dei fertilizzanti fino al 20%. Ulteriori passi in avanti sono stati fatti per rendere più semplice e fruibile da parte degli operatori del settore e quindi con delle app che sono molto semplici da utilizzare per evitare che si mettano su delle tecnologie molto avanzate e poi che sono poi poco applicabili invece in campo. E non so se mi fermo qui, poi se servono ulteriori. No, chiarissimo. Ecco, ma queste nuove tecnologie, le volevo chiedere, Raffaella Zuccaro, gli agricoltori le stanno già impiegando? Quanto sono diffuse? Visto che lei ci sta dicendo che insomma è possibile raggiungere una riduzione dei consumi di acqua sulla superficie coltivata anche del 20-25%, quindi è una fetta consistente. E quanto sono diventate in questi anni capillari queste tecnologie? In quali parti poi del distretto del Po? Allora, sono sempre più diffuse, si diffondono sempre di più, in particolare l'Iriframe, che è diventato, come le dicevo, un sistema nazionale, ha la massima copertura in Emilia-Romagna, anche perché nella regione Emilia-Romagna, diciamo, in qualche modo il sistema viene anche individuato come strumento, diciamo, per poter accedere ad alcuni finanziamenti comunitari e quindi diventa un elemento di controllo, tra virgolette, dell'effettivo uso efficiente dell'acqua. Anche in altre regioni, tipo il Veneto, ha una grandissima diffusione. Non le nascondo che, e quindi nel distretto padano, prevalentemente sostanzialmente è diffuso in Lombardia e Emilia, molto meno a livello nazionale troviamo la diffusione soprattutto nelle regioni meridionali. Ecco, ma chi sostiene i costi di queste nuove tecnologie? Direttamente i coltivatori? Allora, i costi di queste nuove tecnologie sono sostenuti prevalentemente dal mondo collettivo, quindi sono stesso, diciamo, i consorzi associati che insieme al CER in qualche modo finanziano queste sperimentazioni, una parte ovviamente si scarica anche a valle sul singolo utente, ma soprattutto il CER attraverso, diciamo, partecipando a bandi pubblici di ricerca nazionali ed europei, e attraverso questo sistema è in grado di implementare e migliorare quindi il sistema e poi di adattarlo alle esigenze del territorio. Una volta che viene sperimentato diciamo il pezzettino aggiuntivo in più di innovazione, viene poi trasferito sul campo e, diciamo, attraverso anche l'Acqua Campus. Dunque, ci stanno scrivendo al 335-5634-296 i nostri ascoltatori e ce n'è uno che ci dice, giro quindi la domanda a Meuccio Berselli, siamo tra l'altro in queste settimane in attesa del regolamento europeo per l'utilizzo delle acque reflue depurate proprio nel settore agricolo. Lei prima faceva riferimento appunto al fatto della possibilità di poter riusare appunto acque depurate per l'agricoltura. Questo regolamento europeo aggiunge qualcosa, Lucio Bersani? Qui adesso stiamo parlando di tecnicismi legati ai parametri, ovviamente. Credo che sia però fondamentale riuscire a trovare una soluzione per cui più depuratori possano garantirci più acqua e quest'acqua possa essere riutilizzata. Questa è proprio un'attività molto virtuosa, a mio parere, che ci può consentire di sprecare anche meno acqua dalle falde e meno acqua di scorrimento dai fiumi.
La preoccupazione che abbiamo, come dicevamo prima, è che se continua a diminuire la portata del fiume, le pompe dei consorzi che sono proprio sul fiume non riescono ad adescare, a pescare l'acqua e distribuirla correttamente nelle imprese agricole che abbiamo. L'altro problema che aggiungo è se diminuisce l'acqua nella parte del delta, nella parte finale del fiume, abbiamo il rischio dell'intrusione del cuneo salino, che il mare Adriatico quindi vince sulla, sull'acqua salata vince sull'acqua dolce, e questo fa cambiare anche le caratteristiche chimiche delle falde, che invece di essere falde di acqua dolce, quindi possono essere utilizzate per l'agricoltura, diventano falde di acqua salmastra, non possono più essere utilizzate perché, fra virgolette, bruciano tutto il raccolto. Ultimo tema, se posso aggiungere una cosa, è quello legato all'energia, la dottoressa Zuccaro l'ha già detto. Tenga conto che se non riusciamo a produrre il 100% dell'energia idroelettrica perché abbiamo i grandi laghi vuoti, noi dobbiamo compensare quell'energia bruciando gas fossile e quindi con costi altissimi, ma anche con produzione di CO2 che danneggia ancora di più l'ambiente e l'aria in cui viviamo. Quindi il sistema integrato e la conoscenza di tutte queste dinamiche ci può portare un grande beneficio. Ecco, sono anche tanti gli ascoltatori e ascoltatrici che ci stanno sottolineando l'importanza della scelta di altre coltivazioni, altre colture, addirittura della rotazione. Raffaella Zuccaro, questa scelta che ovviamente impone agli agricoltori di coltivare mais invece che riso, invece che grano, è una scelta che è stata compiuta già da molti agricoltori in questi anni, oppure si fa un po' fatica ad avviare questo processo di rotazione? Allora, sì, in realtà un po' di modifiche si sono verificate, però come le dice non è una cosa immediata, un po' per cultura, un po' perché ovviamente le pratiche culturali uno diventa ovviamente pratico, ma soprattutto perché le colture non dobbiamo dimenticare che entrano all'interno poi di filiere che sono radicate sul territorio e che pertanto non è la singola cultura che è isolata, ma va a innescarsi in una filiera che produce economia, produce lavoro e che quindi ovviamente va sempre salvaguardata. Molte delle modifiche vengono introdotte, ovviamente ci vuole tempo, anche grazie alle politiche agricole, soprattutto alla politica agricola comune, che andando a destinare i fondi per in determinati canali è in grado anche di orientare aiutare ad orientare l'introduzione di alcuni cambiamenti. Però ecco, non dobbiamo immaginare che sono cambiamenti repentini dall'oggi al domani, ma è un trend che poi man mano deve essere seguito e deve essere in qualche modo accompagnato. Meuccio Berselli, alcuni ascoltatori sottolineano l'acqua si consuma non soltanto per l'agricoltura ma anche per gli allevamenti di bestiame. Quanto incidono da questo punto di vista? Beh, hanno ragione, tenga conto che nel nostro bacino abbiamo una zootecnia che si avvicina al 55% del PIL nazionale. Quindi questo comparto incide parecchio. Sui 20 miliardi di metri cubi di acqua che deriviamo, sicuramente una buona percentuale è determinata anche da questo indicatore. Però noi dobbiamo anche sottolineare i comportamenti nostri, cioè noi dobbiamo andare in una direzione che chiamiamo con quel nuovo termine una transizione idrica. Oggi è molto usato il termine transizione. Guardi, le faccio solo questo esempio: lo sciacquone del water delle nostre case pesca l'acqua dall'acquedotto e ogni volta che muoviamo lo sciacquone consumiamo circa 15 litri di acqua. Lei pensi che facciamo dal punto di vista energetico tutta una serie di iniziative per portare le case in classe superiore A o A+, ma non abbiamo ancora fatto niente per riciclare l'acqua e consentire uno spreco diverso e migliore di conservazione dell'acqua. Lo dobbiamo fare da subito, non possiamo più aspettare, e anche in quest'ottica il grande progetto di rinaturazione del fiume Po
che è all'interno del PNRR, fa una scelta di portare le piante che possono migliorare il suolo e quindi l'arboricoltura all'interno del grande corridoio ecologico. Questo anche per immagazzinare CO2 e migliorare la qualità dell'aria. Meuccio Berselli, nell'area del Po si verificano spesso situazioni diverse. Lei prima accennava, no? Situazioni che vedono alcuni, per esempio, territori montani o pedemontani più avvantaggiati rispetto a quelli più a valle, oppure territori che vivono la crisi idrica in modo differente a seconda che si affaccino, per esempio, sulle zone appenniniche piuttosto che sulla pianura. Allora diventa fondamentale da questo punto di vista lavorare armonizzando quelli che possono essere, immagino, anche possibili conflitti tra i territori di monte e quelli di valle. Una domanda, grazie. Guardi, noi abbiamo bisogno di una sussidiarietà territoriale. Se noi non abbiamo la possibilità di avere i grandi laghi che conservano e trattengono l'acqua e poi la distribuiamo a valle, oppure se non abbiamo la possibilità dei territori di monte di capire che quell'acqua serve ed è utilissima anche per il canale Emiliano-Romagnolo, che ricordo che dal Palantone solleva l'acqua dal fiume Po e lo porta per 135 chilometri sino a Rimini, garantendo un PIL fondamentale nelle orticole, nei kiwi e nelle pesche della Romagna. Quindi il territorio del distretto padano è un territorio destinato a integrarsi con il concetto di sussidiarietà. Proprio per quello noi abbiamo già convocato due osservatori sulle crisi idriche e il prossimo 17 marzo faremo il terzo osservatorio, perché tutti i player, tutti i portatori di interesse devono fare un passo indietro per evitare il conflitto fra territori di monte e territori di valle. Raffaella Zuccaro, nei prossimi mesi che cosa ci dobbiamo aspettare? Leggevo che le previsioni sul medio e lungo termine non sono delle più incoraggianti. Sì, in effetti anche noi abbiamo... leggiamo appunto il bollettino regionale, quello appunto che viene predisposto dall'osservatorio permanente del distretto, e quindi siamo qui a monitorare costantemente. C'è tutta l'area tecnica che è allerta per poter, diciamo, eventualmente intervenire sulle varie questioni che dovessero emergere. Abbiamo chiuso, diciamo, un ulteriore modernamento del sistema su una una parte soltanto del canale, che riguarda anche la questione del rilevamento, che è anche in questo caso una tecnologia che serve per controllare da remoto qualunque tipo, diciamo, di livello dell'acqua, per poter intervenire, e comunque anche noi, diciamo, osserviamo e poi interveniamo al momento opportuno. E quindi anche il monitoraggio meteorologico è importantissimo da questo punto di vista. Fondamentale. Allora, io ringrazio Meuccio Berselli per essere stato con noi, ricordo segretario generale dell'autorità distrettuale del fiume Po, e Raffaella Zuccaro, direttore generale del CER, il canale Emiliano Romagnolo. Vi invito ovviamente a seguire la nostra puntata di domani, perché parleremo dell'annunciato distacco da internet da parte della Russia, che dovrebbe cominciare proprio domani, e dei riflessi dell'escalation delle guerre degli hacker nel conflitto russo-ucraino. Radio 3 Scienza dunque termina qui. Da Paolo Conte, buona giornata a tutte e a tutti, e adesso vi lascio al concerto del mattino con Marco Mauceri e Valentina Losurdo.